Metropolis di Fritz Lang è uno dei monumenti del cinema. L'importante però è che di fronte a questi monumenti non ci si limiti a una rispettosa ammirazione, ma si cerchi di entrare dentro nel film per apprezzare veramente le qualità. E in questa operazione siamo favoriti come soltanto gli spettatori delle primissime proiezioni a Berlino lo furono. Infatti, poco dopo l'uscita del film, la UFA decise di vendere i diritti alla Paramount, la quale cominciò a ridurre, a tagliare il film per distribuirlo in tutto il mondo, finendo però per far sparire, non si sa bene dove, la versione originale, fino al 2008, quando a Buenos Aires la Cineteca Argentina scoprì una versione in 16 mm che era quasi lunga come l'originale. In questo modo sarà possibile apprezzare non soltanto le straordinarie invenzioni scenografiche e visive che hanno fatto, come dire, la fama e la fortuna di Metropolis, ma anche apprezzare la complessità del racconto dovuto alla moglie di allora di Fritz Lang, la sceneggiatrice Thea von Arbo. Metropolis è il racconto di un futuro distopico, di un futuro agghiacciante, dove il mondo è diviso in due entità: sottoterra a lavorare gli operai e le loro famiglie, sopra in superficie, in giardini bellissimi e in palazzi straordinari, i ricchi. Toccherà al figlio del gran capo di Metropolis portare lo spettatore nelle viscere della terra e scoprire questo doppio mondo, innamorandosi naturalmente di Maria, la donna che riesce a offrire agli operai il sogno di un riscatto futuro. La storia ben presto si complica: fughe, rapimenti, un automa che si sostituisce a Maria e tanti altri colpi di scena. Ma Fritz Lang riesce a conquistare l'attenzione, gli occhi e la mente e il cuore dello spettatore con queste sue straordinarie invenzioni visive. E così alla fine il messaggio utopistico è un pochettino, come dire, discutibile del film, finisce per passare in secondo piano e ci resta soltanto, come dire, il fascino per questa costruzione straordinaria. Un ultimo avvertimento: la copia che fu trovata a Buenos Aires nel 2008 è in 16 mm e si nota molto la differenza di chiarezza e di splendore delle immagini rispetto a quello che è stato salvato in 35 mm. Sono i limiti del cinema predigitale, ma sono dei limiti che si superano volentieri per poter ritrovare questo capolavoro, questo monumento del cinema, nella sua quasi integralità. Buona visione.